In tanti direi mi avete chiesto, Daniele, come possiamo allenarci quando abbiamo poco tempo? Quello del tempo diciamo che è un problema diffuso. Chiaramente se dobbiamo lavorare, ma magari abbiamo una famiglia, dobbiamo studiare, dobbiamo andare a scuola, insomma gli impegni sono tanti, quindi magari il tempo per allenarsi diciamo che è poco o è ridotto. A partire dal presupposto che volere è potere, quindi se vuoi allenarti una soluzione c'è. Sempre trovare tempo per allenarsi si può. Quindi se hai poco tempo per allenarti, la prima cosa che mi viene in mente è: perché non ti svegli prima? Ecco, se ti svegli prima sicuramente hai già più tempo per poterti allenare. Invece di stare a letto a poltrire, perché no? Ti svegli prima, ti svegli mezz'ora prima, ti svegli un'ora prima o un'ora e mezza prima e hai tutto il tempo per allenarti. Magari la sera vai a letto un attimo prima, invece di guardarti il film o la partita alla TV, vai a letto prima e la mattina ti puoi svegliare prima. E questa è la prima cosa che mi viene in mente se devo allenarmi quando ho poco tempo. La stessa cosa possiamo farla magari a fine giornata, anche se io comunque preferisco allenarmi la mattina, quando abbiamo un po' più di energie. Comunque possiamo anche allenarci la sera. Invece di stare a casa a guardare la TV, cosa comunque a prescindere ti sconsiglio, è meglio uscire sicuramente e farsi una bella corsetta, un buon allenamento. O comunque magari anche farsi un allenamento a casa con degli esercizi, con dei pesi. Un secondo consiglio che ti do, se hai poco tempo, sicuramente quello, come abbiamo visto anche nel video del riscaldamento, quello che devi ridurre sicuramente è il riscaldamento. Quindi al posto di fare 15-20 minuti, magari mezz'ora di riscaldamento, direi di fare quello che io chiamo un cut warm up, quindi 5 minuti in cui cominci a muoverti, farti un po' di esercizi di stretch dinamico e poi sei pronto per la corsa. Chiaramente sei pronto per un allenamento più aerobico. Chiaramente se devi fare un allenamento di velocità ti consiglio di fare qualcosa di più o comunque magari fare le prime prove un attimino un po' più lente. Quello che abbiamo visto, appunto, quello che è importante è l'allenamento, non tanto il riscaldamento e tantomeno che il defaticamento che facciamo solo se abbiamo tempo. Terzo consiglio, se hai poco tempo io prediligerei quello che è l'allenamento anaerobico. L'allenamento aerobico tendenzialmente dura di più, l'allenamento anaerobico a volte basta 4-5 prove, magari anche 2 fatte bene e poi puoi aver finito l'allenamento. Insomma, chiaro che bisogna anche vedere quando ci alleniamo, la cosa importante è che dobbiamo massimizzare quello che possiamo fare a seconda del tempo che abbiamo a disposizione, dello spazio che abbiamo a disposizione, degli attrezzi che abbiamo a disposizione. Quindi se ho poco tempo, magari come allenamento ho 8 volte i 300 metri, non riesco a farli tutti perché magari ho solo 30-40 minuti a disposizione per l'allenamento, allora magari ne faccio 3, aumento un pochettino quelli che sono i recuperi, magari recupero 8 minuti e faccio 3 volte i 300 con 8 minuti di recupero. Chiaramente non è la cosa ottimale, è un altro allenamento, è sempre meglio comunque allenarsi e fare così che saltare l'allenamento. Altro allenamento che ti consiglio, che assolutamente poi puoi fare ovunque, anche a casa, è un allenamento di forza. Anche se sono magari 20 minuti o 30 minuti di tempo, se sei a casa, se hai due manubri, due pesi, puoi fare un buon allenamento di forza che sicuramente ti aiuta. Ottime se hai poco tempo sono anche le salite. Chiaramente le salite sono un allenamento che solitamente dura poco, comunque dura molto meno di altri allenamenti. Quindi anche qui è meglio fare magari poche salite, aumentare quella che è l'intensità e lavorare ancora più sull'anaerobico. Quindi poniamo il caso che tu vada a fare in salita 10 volte i 200 metri, hai poco tempo, magari hai mezz'ora di tempo o 20 minuti di tempo, allora fare 3, 4, 5, aumenti un attimo quello che è la pausa e fai 5 volte i 200 metri cercando di farli magari un po' più veloci. Chiaramente non è la stessa cosa, però è sempre meglio fare un allenamento del genere piuttosto che saltarlo. Un quinto consiglio è quello di evitare la strada per andare ad allenarti. Se hai poco tempo è inutile che vai al campo e cerca di far trovare un allenamento che puoi fare a casa o sotto casa. Se hai un parco sotto casa, se hai un bosco sotto casa o comunque per la strada ti puoi allenare, evitando di sprecare tempo per andare al campo, tempo che è preziosissimo, che puoi utilizzare per l'allenamento stesso. Un sesto consiglio è quello di allenarsi tra gli spazi che hai. Magari sei occupato, hai tantissimi appuntamenti, quindi hai piccoli spazi, magari piccole pause di 10, 20, 30 minuti. Ecco, quindi magari l'allenamento è meglio suddividerlo in tanti piccoli spazi, magari 2, 3 o 4 piccoli allenamenti, che appunto saltare del tutto. Riponiamo il caso se devi fare 10 volte i 200 metri in salita e metti caso che le salite ce l'hai sotto casa. Allora scendi, io mi farei 4 volte magari le salite, poi in un altro spazio di tempo ne farei 3 e poi magari in un terzo, magari la sera me ne farei altre 4.
4. Un ultimo consiglio è quello, magari se, soprattutto se sei un runner, ma anche comunque se sei un velocista, puoi fare un allenamento magari di tempo run, invece di andare al lavoro in auto o magari con i mezzi, andiamoci correndo. Ci puoi andare all'andata, magari all'andata si va con i mezzi, perché chiaramente se andiamo in ufficio dopo aver corso magari 30-40 minuti siamo sudati e non è magari proprio il massimo, a meno che tu non abbia l'opportunità di poterti fare una doccia o comunque di lavarti al lavoro. Però magari puoi fare che alla mattina si vai con i mezzi, al ritorno ritorni correndo, e così il tempo che staresti sui mezzi lo utilizzi per allenarti, che direi che è una soluzione perfetta. Stessa cosa anche se sei un velocista, non è che devi fare per forza 5, 6, 7, 8 km di corsa, comunque magari puoi farti 2 km di riscaldamento e poi magari fare dei temporanti, puoi fare 10 volte un minuto, che poi magari corri più o meno 300 metri e alla fine ti farti 3 km e arrivi magari a casa, se avete a 4, 5, 6 km dal tuo posto di lavoro. Ecco, questi sono quelli che sono i miei consigli che posso darti, insomma, anche per la mia esperienza. Tutte queste cose le ho fatte di mio quando dovevo allenarmi e le faccio anche tutt'oggi, e le consiglio anche ai miei atleti. È sempre meglio allenarsi, magari anche non fare allenamenti perfetti, comunque che si avvicinano a quello che potresti fare se hai poco tempo e hai altri impegni, che evitare magari di allenarsi. Bisogna sempre cercare di massimizzare quello che abbiamo in termini di tempo e di spazio, appunto, per cercare di riuscire a fare il più possibile per raggiungere quelli che sono i nostri risultati. Perché quando stiamo bene, quando riusciamo a correre bene, quando riusciamo a ottenere dei bei risultati, poi noi siamo molto contenti. Quindi io mi auguro che questi consigli ti possano essere utili. Quindi magari fammi sapere se adotti qualche consiglio e quale consiglio per te è stato il più utile. Con questo ti ringrazio, ti abbraccio, ti saluto e mi raccomando, sempre a calma.